Ciao a tutti, sono tornata con un nuovo video. Oggi finalmente primo haul di saldi estivi. Quindi vi farò vedere tutti i piccoli affari che ho fatto con i saldi, ma dovete prendere questo video come un antipasto perché sicuramente ne usciranno altri. Perché devo ancora fare lo shopping serio, dunque senza alcun indugio partiamo col video. La prima cosa che ho comprato è questo marsupio qui, che è di Dani. A prezzo pieno veniva 20 euro, ma io l'ho pagato solamente 10. È di questo bellissimo color fucsia, ha una forma rotondeggiante ed ha questa tramatura a zigzag che ricorda un po' lo stile di Chanel. Come sapete, ultimamente i marsupi sono tornati di moda e io lo trovo un accessorio simpatico, anche se in realtà penso di non avere marsupi da quando andavo alle elementari. E nonostante le mie amiche abbiano cercato in tutti i modi di non farmi comprare un marsupio, io ho ceduto, perché dovete capire che se io vedo un marsupio fucsia non posso lasciarlo là, mi sembra ovvio. In più era scontato, quindi doveva essere comprato per forza. Altra cosa che ho comprato sempre da Dani è questa borsa qui rosa, che io trovo carinissima. Ha una forma un pochino strana e penso si dica cestino, sacchetto. In questo momento ho un vuoto di memoria. Comunque anche questa, come il marsupio, ha una tramatura a zigzag molto chanellosa. Io la trovo sia elegante che pratica, anche perché è molto capiente. Costava 25 euro a prezzo pieno, ma io l'ho pagata solamente 12,50 euro. E era da un po' di settimane che gli facevo la corte, però ho detto tanto vale aspettare i saldi, perché erano praticamente alle porte. Insieme alla borsa c'era anche questa tracolla blu, rossa e bianca, però trovo che stoni un pochino con lo stile della borsa. Voi che ne pensate? Secondo me non ha proprio nulla a che fare, in più questa tracolla è lunghissima, io sono nana e se la metto la borsa mi arriva ai piedi, quindi non mi sembra il caso. Ultima cosa che ho preso da Dani sono questi pantaloni qua, che sono a righe bianche e azzurre. La vita è molto alta e fatta a sacchetto, infatti come potete vedere è un pochino arricciata. E in più intorno alla vita avete questa cintura che potete chiudere a fiocco. Sembrano dei pantaloni molto leggeri, quindi perfette per le serate estive in cui fa un pochino più fresco. E la calzata è molto morbida, ma allo stesso tempo stanno anche in figura. Secondo me questo tipo di pantaloni è uno di quelli che mi sta meglio. E li trovo veramente molto eleganti, anche se in realtà un pochino ricordano un pigiama. A prezzo pieno venivano 20 euro, ma io ho pagati sui 13 euro, quindi devo dire un prezzo ok per questo tipo di pantalone. Passiamo a un altro negozio che è OVS e, come sapete, da qualche tempo c'è la collezione di Kendall e Kylie. E devo dire che molte cose di questa collezione erano abbastanza cheap. Però la cosa che ho preso io è una cosa basica e sono questi pantaloni qua neri della tuta, che hanno come particolarità questa striscia che corre su tutta la gamba con le due K di Kendall e Kylie. E trovo che sia proprio questo dettaglio che rende questi pantaloni così semplici, così basici, un pochino più edgy, un pochino più alla moda. Sia la vita che la parte finale dei pantaloni sono elasticizzate e questo ricorda un po' lo stile baggy delle tute Yeezy, del loro cognato Kanye West, ovviamente molto più cheap, perché a prezzo pieno questi pantaloni venivano sui 25 euro, mentre scontati venivano 12,50 euro, e devo dire che per dei pantaloni della tuta è un prezzo ok, è un prezzo normalissimo. Ultima cosa di questo video haul è una cosina di Kiko, che in questo momento non so dove ho ficcato. Comunque è una matita della linea Grimmy di Kiko, che è la linea quella là col 90% di ingredienti naturali. Almeno si spera. Io in particolare ho preso la numero 02, che è la colorazione Burgundy Stem, che è un marroncino quasi rossiccio, molto caldo. E mi sembra venisse 2,70 euro. La mina di questa matita è una via di mezzo, non è durissima ma neanche morbidissima. Scrive abbastanza bene, ma è appunto questo colore marroncino rossiccio. E non so ancora come abbinarlo. Se voi avete dei suggerimenti fatemelo sapere giù nei commenti. Io di solito quando uso le matite occhi le arrostisco un po' con l'accendino, perché mi sembra che scrivano di più. Anche il video di oggi è finito, grazie mille per essere arrivati fino a questo punto. Se vi è piaciuto ricordatevi di farmelo sapere con un mi piace e di iscrivervi al mio canale per non perdere i prossimi video haul, che di sicuro saranno un pochino più cicciotti, un pochino più sostanziosi di questo. Come sempre fatemi sapere giù nei commenti la cosa che vi è piaciuta di più e se anche voi avete già fatto affari con i saldi. Detto tutto questo, io vi saluto e ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti, sono tornata con un nuovo vaffanculo perché devo ancora fare lo shopping serio. Dunque, senza...
Altra cosa che ho comprato sempre da Dani è questa rosa qua. Ciao. Madonna, ho fatto 40 minuti di registrazione per questo video che durerà 5 secondi.